tutti, anche oggi come potete vedere dallo sfondo sono tornata a parlarvi di prodotti già pronti, quindi siccome sono tanti io inizierei subito. Allora, per quanto riguarda i primi piatti, iniziamo da quelli. Allora, anche nell'altro video vi ho già parlato di questi prodotti Fior di Star e se non sbaglio l'altra volta vi ho fatto vedere quella, la zuppa ai legumi. Questo invece è la crema di piselli e zucchine, questa volta mi sono anche scritta i prezzi, l'ho pagata 1,58 €. Ho notato che a seconda dei supermercati il prezzo comunque un pochino cambia, più o meno siamo da questo prezzo fino a un massimo di 1,89 €, poi a volte sono in offerta, quindi bene. E niente, questo prodotto, come dicevo dell'altro, sono soddisfattissima, è molto buono. Si sentono veramente sia i piselli che le zucchine, è una vellutata quindi comunque è bella solida e quindi oltre a far bene comunque sono tutte verdure, è molto buona, anche il prezzo diciamo non è male, come dicevo l'altra volta sono due porzioni, diciamo che due porzioni senza mangiare magari il secondo sono un pochino scarse. Per cui a volte mangiandoli magari la sera, quindi come unico pasto, faccio direttamente due buste, quindi mi viene un bel piattone. Però comunque, veramente, sono questi prodotti mi piacciono tutti. Penso di averli già provati tutti, poi magari più in là vi parlerò anche degli altri. E quindi veramente buonissimo, quindi promossissimo. Per quanto riguarda sempre i primi piatti pronti, vi faccio vedere anche qua due buste della Knorr. Questi sono risotto alla milanese e risotto ai funghi. Il prezzo di questi anche qua variano a seconda dei supermercati, spesso e volentieri li troviamo in offerta. Diciamo che qua esattamente il prezzo preciso non me lo ricordo proprio perché lo trovo sempre a prezzi diversi, però mi sembra che siamo comunque intorno a 1,19 €, 1,29 €, a volte anche qualcosina meno, appunto dipende dal supermercato. Questi due in particolare li ho provati e riprovati perché comunque sono i due prodotti della Knorr come riso che prendo sempre quando faccio la spesa, quindi sia questo alla milanese buonissimo, saporito, che questo qua ai funghi, effettivamente il discorso dei funghi, diciamo secondo che i funghi sono non si sentono particolarmente nella cottura, invece in questo risotto diciamo la presenza del funghi c'è e come, quindi tutti e due promossi e anche questi comprati e ricomprati, quindi ve li straconsiglio. La cottura diciamo io non mi sono mai trovata in 15 minuti sinceramente, secondo me ci vuole più tempo, però sempre meno penso che a fare un risotto diciamo dall'inizio, perché io dico la verità sui risotti non sono molto ferrata, è un piatto che non faccio spesso, non sono molto amante, quindi vado direttamente di questi qua che trovo comunque buoni, quindi promossi anche questi. Sempre parlando quindi di condimenti dei primi piatti, parlo di questi due sughi, quindi qua abbiamo un sugo della Barilla alle olive, l'altra volta penso di aver parlato di quello alle verdure. Allora, questo sugo della Barilla è il barattolino da 400 grammi e l'ho pagato 1,75 €. Questo l'ho preso al PAM. Ah no, no, mi sono sbagliata, l'ho preso al Penny, poi l'ho trovato anche al PAM, perché comunque il PAM è un po' come l'Esselunga, è un supermercato di marca. E anche qua il prezzo sinceramente 1,75 €, ma anche qua secondo dei supermercati cambia, l'ho trovato anche a meno. E questo sugo qua alle olive a me piace tantissimo perché, come magari ho già detto in altri video, io sono pazza per le olive, quindi purtroppo perché fanno male, e per cui questo sugo mi piace, le olive si sentono abbastanza, diciamo che qua si fa presto in realtà a farlo anche in casa perché a volte lo faccio direttamente io, perché comunque è pomodoro e olive, per cui non è che ci vuole tutta questa scienza nel farlo, però qua come si è detto il discorso di questi sughi qua confezionati hanno la bellezza di essere istantanei, quindi diciamo proprio quando uno è proprio di corsa apre il barattolino, lo scalda e il sugo è fatto, quindi comunque mi piace molto e quindi lo promuovo. Stesso discorso vale per questo, questo è diciamo della Barilla, quindi comunque di marca conosciuta,
Quest'altro sugo invece è il sugo all'arrabbiata, in questo caso del marchio Panorama, quindi del PAM. Questo è di grammi, qualcosina meno, perché è 350 grammi e l'ho pagato 1,08 euro, quindi diciamo 50 grammi di meno e prezzo quindi comunque molto più basso. Anche questo devo dire, il sugo all'arrabbiata uguale per quest'altro sugo, è uno di quei sughi che lo so, sono velocissimi da fare. Però anche questo devo dire che sì, è piccantino, leggermente piccante, non è stra piccante, quindi comunque è consigliabile anche a chi non ama proprio il piccante. E mi è piaciuto molto. Come ho notato in un commento sotto l'altro video, questi sughi qua pronti effettivamente hanno un po' di contro il fatto di avere un retrogusto, diciamo, un po'. Non dico chimico, però non hanno quel gusto fresco, magari di quello che hanno invece i sughi congelati. Sono un pochino più artificiali e effettivamente il sapore si sente un pochino più artefatto. Però comunque non sono male. Quindi comunque io dico sì anche a questi qua, diciamo. Però ripeto, sono veramente i due sughi forse più veloci da fare. Rimango in ambito dei primi piatti e vi faccio vedere, qua ovviamente la confezione è rimasta vuota, si vede ben poco, però quello che ci interessa è proprio questo qua, sono gli gnocchi di Angel. Sono gnocchi tricolori, quindi sono gnocchi classici di patata, di zucca e di basilico. Questi li ho pagati 2,50 euro. E si trovano diciamo nei supermercati di marca, quindi io l'ho trovato sia all'Ipercoop che questo in particolare all'Ipercoop e al Panorama. Un altro tipo di gnocchi sempre tricolori anche all'Esselunga, che non sono male neanche gli altri, però questi qua in particolare sono veramente buoni, sono molto delicati e stanno bene con qualsiasi tipo di sugo. Io molto spesso questi gnocchi qua li ho abbinati, quindi qua mi collego a questo sugo pronto surgelato, questo qua Mare e Monti. Allora, questo sugo qua di questa linea dei Condipresso è il mio sugo preferito. Mi piace molto il mix di pesce e funghi e quindi diciamolo mi piace veramente tantissimo. Questi sughi congelati costano, perché costa sui 4,70 euro, per cui non è poco, però stiamo comunque parlando di sughi di pesce, quindi sappiamo comunque che il pesce purtroppo, almeno nelle zone dove abito io, non costa diciamo pochissimo. E quindi io vi dico, questo sugo qua per me è buonissimo, io lo adoro. La cosa che faccio in questo sugo in particolare, aggiungo anche un pochino di pomodoro, come faccio anche con altri sughi, e appunto lo mangio solitamente con quegli gnocchi che vi ho appena fatto vedere. Quindi anche questo io ve lo straconsiglio, l'ho preso e ripreso e ripreso. Spesso nei supermercati si trova questo, ovviamente anche questo nei supermercati di marca, e spesso e volentieri diciamo si trovano in sconto. Quando si trovano in sconto si riescono a prendere anche intorno ai 2,49 euro, 3,49 euro, dipende diciamo da che sconto mettono e dal supermercato in sé. Quindi comunque anche questo strapromosso. Sempre per quanto riguarda sughi congelati, anche quest'altro sugo pronto scoglio, sempre dei Condipresto, anche questo mi è piaciuto molto. Questo in particolare è frutti di mare, questo ha già il pomodoro, quindi qua non l'ho aggiunto. Questo avevo proprio scritto il prezzo, 4,70 euro, quindi prezzo pieno li ho trovati. Anche questo non è male, mi è piaciuto molto, sono comunque saporiti, il pesce si sentono, tutti i vari tipi di pesce che ci sono dentro, quindi magari dalle cozze ai totani, ai gamberetti, a volte poi dipende quale tipo di sugo prendi, e si sentono abbastanza. Logicamente la cosa che può succedere con questi sughi, almeno per quanto mi riguarda, è che una volta che stai particolarmente attenti alla cottura, quindi comunque di farlo cuocere a poco basso, perché diciamo in un attimo si fa prestissimo a far diventare il pesce diciamo duro. Questo capita a volte anche facendolo col pesce fresco, no? Quindi proprio i tempi di cottura sono proprio precisi, bisogna stare proprio lì a assaggiare
perché comunque quando il pesce, questi tipi di pesce, specialmente il totano, il calamaro diventano duri, sono un po' stopposi, quindi non sono proprio il massimo. Però comunque anche questo, diciamo, non mi è dispiaciuto, provo anche questo perché comunque mi piace, l'ho comprato e lo ricomprerò. Il mio preferito ovviamente però rimane l'altro. Allora, per quanto riguarda i primi, diciamo, ho finito, ma anche se volendo potrei inserire anche questo qua, ho deciso, questo in realtà l'ho appena cucinato e quindi ho deciso di inserire anche questo, perché no, perché comunque si trova al supermercato. Allora, questo, diciamo, in questo caso l'ho usato il salmone norvegese per fare la mia pasta al salmone, quella che trovate anche nel mio canale. Questo sono 200 grammi, cioè il prodotto è proprio salmone norvegese affumicato, 200 grammi, e l'ho pagato 3,49 euro se non sbaglio, e questo l'ho preso al penny. Però si trova questa marca qua, si trovano anche in tutti gli altri supermercati, ho visto. E la cosa buona e bella di questo salmone è che comunque sia è un buon salmone, bello saporito, quindi ha la affumicatura giusta come piace a me. Molto buono, e rispetto ad altri tipi di salmone, diciamo, anche il prezzo secondo me non è male, ecco, perché 200 grammi comunque sia di prodotto si riesce a fare una bella pasta con un bel po' di salmone, cioè che il salmone effettivo nella pasta c'è, non si perde nel sugo, e per cui mi piace molto. Quando lo trovo io prendo sempre questo, perché comunque, ripeto, come prezzo è uno, diciamo, rimane un pochino più basso rispetto agli altri, però è di ottima qualità, per cui se non l'avete provato vi consiglio veramente di provare questo tipo di salmone. È buonissimo sia cotto, quindi nella pasta, che anche proprio a crudo, semplicemente come un secondo piatto, come un antipastino con un po' di rucola sopra, un goccino di limone e boh. E quindi veramente buonissimo. Adesso passo ai, diciamo, ho anche uno stuzzichino, eccolo qua, questo stuzzichino qua, forse, non so se l'hai già intravisto anche in un altro mio video, forse quello della dispensa. Sono i pangustosi, in questo caso alla pizzaiola, sono quindi praticamente una specie di bruschettine croccanti al pomodoro e basilico e origano. E questi li ho comprati al Penny Market, e l'ho pagati, mi sembra, intorno 1,09 euro, 1,19 euro, sono 160 grammi, comunque il sacchettino ce ne sono bello pieno, e sono degli snack tipo pre-cena, quindi aperitivo, merenda, sai, quando uno ha un attimino quel buchino allo stomaco, vuole mangiare qualcosa di sfizioso, sono buoni, saporiti, semplici, perché comunque appunto al pomodoro basilico, quindi niente di che, però non sono male. Per cui se vi capita di trovarli quando fate la spesa e ovviamente vi piacciono questo genere di cose, ve li consiglio. Allora, so che ci sono tanti prodotti, ma è un po' che li accumulo, che dico oggi faccio il video e poi alla fine sono diventati tantissimi. Allora, come secondi piatti vi faccio vedere altri tre prodotti surgelati, tutti e tre di pesce. Allora, questi sono dei bastoncini di pesce, non so se sì, riesco a inquadrarli. Questi sono bastoncini di pesce e sono 450 grammi e in pezzi sono 18 bastoncini, quindi comunque ce ne sono tanti. Questi li ho presi di questa marca Fisher Finger, li ho presi al Penny Market e li ho pagati 1,99 euro, quindi secondo me anche qua il prezzo è un buon prezzo. 18 bastoncini, diciamo, si riesce a fare per due persone due pasti, quindi comunque non è male, e devo dire che sono buoni. Sono molto simili ai bastoncini di Capitan Findus, che costano un pochino di più, se non forse in questo formato penso costino il doppio, e quindi diciamo è una buona alternativa. Quelli sono buonissimi, perché bisogna essere sinceri, comunque tante volte la marca fa effettivamente anche la qualità, quindi non devo dire niente in questo senso. Quelli da Findus sono veramente buoni, però trovo che questi qua comunque lo siano altrettanto, e quindi hanno un costo inferiore, per cui anche questi, se vi capita di fare la spesa, non so se si trovano
anche in altri supermercati di questa marca, sinceramente. Io penso di averli solo visti al Penny, quindi se avete il Penny nella vostra città, state a fare la spesa. Anche qua per un secondo veloce, quando siamo di fretta, in forno io li, non li frigo, io li metto in forno. Tutti questi prodotti, anche quelli che vedrete dopo, non li frigo, uso, li metto direttamente in forno, che rimangono comunque più leggeri. E la cottura comunque si fa presto. Quindi anche questi ve li consiglio e li promuovo. L'altro sono invece le cotolette di merluzzo, quindi anche qua sempre del pesce panato, diciamo. Questi sono del marchio PAM, come vedete, panorama, sono 400 grammi e sono quindi 4 pezzettini di merluzzo, quindi comunque sono 4 porzioni come scrive qua, ma in realtà io direi 2 porzioni perché comunque non sono grandissimi, per cui insomma uno ci fa un pasto, ne mangi 2, voglio dire. E sono buonissimi questi, non mi ricordo esattamente il prezzo, però penso che siamo intorno ai, se non 2,49 euro, sì, 2,49 euro forse, se non mi ricordo male. E sono veramente buoni, sono buonissimi, guarda, si fanno anche questi, io li faccio al forno, penso che si possano anche friggere, Sì, si possono anche friggere in padella, però secondo me quando si può evitare di friggere è meglio, per cui preferisco farli al forno, che rimangono veramente, la doratura comunque si sente, rimane lo stesso, abbastanza croccante, ovviamente meno rispetto a friggerla, però ecco l'interno proprio morbido, il pesce, il merluzzo si sente, quindi ha un buonissimo sapore. E anche qua io quando vado nel supermercato qua a fare la spesa li compro sempre, quindi per me sono veramente stra promossi. Poi adesso ne ho presi un altro tipo di un'altra marca al Penny con dentro, mi sembra, gli spinaci, però li devo ancora provare, quindi magari nel prossimo video vi parlerò anche di quello, se magari sono nella stessa qualità, quindi anche questi ve li straconsiglio. Poi abbiamo, siamo quasi arrivati in fondo, un altro prodotto sempre surgelato di pesce. Questi sono filetti, anche questi dovrebbero essere, qua tutto scritto in straniero, Alaska Fish, però dovrebbero essere o palombo o merluzzo. Allora, filetti di pollack di Alaska. Pollack cosa sarà? Palombo? Ditemelo voi se lo sapete. Comunque, questi li ho presi sempre a Penny e questi mi sembra che sono costati intorno a 2 euro e qualcosa. Sono 4 pezzettini, 400 grammi, ma sono 4 pezzettini di questa grandezza, proprio dei rettangolini, come vedete proprio nella figurina, quindi non sono grandissimi. E io questi li ho fatti, come diceva qua dietro, li ho messi a bollire. Poi ho deciso di fare, come mi ha detto mia mamma, che lei li ha fatti poi al forno, quindi li ho scottati un attimino proprio nell'acqua calda, mi sembra come c'è scritto qua, 8 minuti, e poi li ho messi al forno, ho messo in una pirofila da forno con un goccino di olio, dei pomodorini e qualche olivetta, e sono venuti, ragazzi, buonissimi. Veramente, non credevo che fossero così. Quando li stavo preparando sentivo l'odore comunque del pesce mentre lo bollivo, che era buono, però non pensavo che a livello di sapore sarebbero venuti così. Cioè, sinceramente li ho provati giusto per sfizio, ma non è che ci credevo molto. In realtà, veramente, buonissimo. Il sapore, devo dire, buonissimo. Sono rimasta veramente soddisfatta, tant'è che ho già rifatto la spesa e li ho già ricomprati, per cui ve li consiglio. Veramente, di questa marca, si chiamano, non so, Gran Mare, quindi io l'ho presa al Penny, che qua vedete voi se la trovate nei vostri supermercati. Ci sono anche, ops, ci sono anche di altre marche, ovviamente questi qua semplici da fare, tipo penso anche della Findus, così, quindi comunque ci sono, però io ho provato per ora questa marca qua e sono rimasta veramente soddisfatta, quindi anche questo promosso. Per finire, poi vi lascio un prodottino che sicuramente conosciamo tutti, sono le Kinder Brioche,
Allora, diciamo, queste sono ovviamente delle merendine, quindi per la colazione, le mangio ogni tanto la mattina quando faccio colazione col tè, o voglio anche di magari presto, pranzo più tardi, o che ho voglia di qualcosina, mangio una di queste, cioè non sempre. Ora in questo momento ho mangiato queste perché comunque queste merendine qua mi ricordano quando ero ragazzina, quindi quando ero bambina andavo a scuola. E quando me le trovavo nello zainetto ero contentissima perché queste qua specialmente ci sono due gusti. Ora non so se anche ai tempi quando ero piccola effettivamente fossero due gusti, però ci sono sia l'albicocca che alla ciliegia. Però ecco, io questi qua che mi piacciono sono questi alla ciliegia, quindi sono, diciamo, la pastina e a cereali, poi dentro c'è la marmellata di ciliegie. Costano 1,79 euro, quindi diciamo per essere della Ferrero non è male come prezzo. Dentro ci sono 10 merendine, quello qua, mi ricordavo, 10 merendine, per cui comunque insomma non sono poche, e veramente a me piacciono tantissimo. Poi ripeto, mi ricordano l'età giovane, diciamo da bambina, non è che sia vecchia, però quando avevo comunque sia l'età delle scuole elementari, quindi l'età piccola. E quindi le mangio volentieri, tant'è che le ho comprate in quell'occasione, ora è già passato un po' di tempo da quando ho finito questa confezione, e in un'altra spesa ho deciso anche di ricomprarle, perché comunque è proprio, la trovo anche leggera, come diciamo, primo perché non sono grandissime, comunque sia sono larghi così, per cui non è che, poi la trovo abbastanza leggera anche come colazione, per cui anche queste, se non l'avete mai provate, ma io penso che almeno una volta nella vita le abbiate assaggiate sicuramente. Nulla, io ho finito, ho parlato tantissimo, spero di non avervi annoiato, e niente, vi mando un bacione e spero di vederci presto con una nuova video ricetta. Ciao!